Non solo poeta, non solo narratore, ma anche autore per la televisione. Sua era la più celebre sitcom africana di sempre. Non soltanto un poeta, non solo un narratore, non solo un autore per la televisione, ma persino un importante imprenditore. E ci aveva una catena di negozi. Quindi ecco, come dire, che sarà di un uomo molto vicino a noi persone che viviamo che viviamo nel primo mondo, lui nel terzo mondo arriva, no? Ecco, che arriva. Che Kensaro Miwa è stato impiccato nel novembre del 95. Lui, che Kensaro Miwa, lottò, gridò a voce chiara, alta, gridò a voce chiara e alta un minimo di giustizia, la giustizia, la verità. Ecco, uomo di pace, lottò per le moltitudini e per l'ambiente. Questa canzone è dedicata a Kensaro Miwa. Una nuova che ti ha studiato.